Ricerchiamo stabilmente è l'iniziativa svoltasi organizzata a Roma dalla FP-CGIL davanti alla sede del Ministero della Salute, un presidio nazionale dei precari della ricerca sanitaria, sit-in alla quale ha preso parte anche una delegazione dell'IZS Abruzzo e Molise, uniti per chiedere a gran voce la stabilizzazione dopo anche 20 o 30 anni di precarietà. Piazza Castellani a Roma, la sede del Ministero della Sanità. Siamo qui oggi con una delegazione di ricercatrici e ricercatori dello Zoo Profilattico di Teramo che insieme ai colleghi degli altri istituti e IRCCS di tutta Italia siamo qui a chiedere la stabilizzazione del personale della ricerca. L'Istituto Caporale conta 34 ricercatori precari fra biologi, chimici e veterinari e 28 collaboratori della ricerca. Personale assunto a tempo determinato in un percorso che non prevede al momento la loro assunzione a tempo indeterminato. Questa mattina siamo qui appunto a far sentire la voce di queste lavoratrici e di questi lavoratori. Siamo qui insieme ai precari della piramide degli IRCCS e di IZS d'Italia. Chiediamo al Ministro Speranza la stabilizzazione per questi ricercatori e collaboratori della ricerca, perché un paese come l'Italia deve investire stabilmente sulla ricerca e non farla rimanere precaria. Persone come noi hanno alle spalle 20-30 anni di precariato e un futuro instabile, per cui bisogna dare dignità a queste persone che durante tutta la pandemia non si sono mai tirate indietro e hanno offerto un servizio di valore allo Stato.